un Angus che sta frullando placidamente da 1500 giorni. Ma io non vi faccio leggere qua, no? Questa sembra una Wagyu. Maiale frullato 140 giorni. Io per un culatello stagionato 4 anni salirei e riscenderei 846 volte. Ullala. Ciao amici di Braciami Ancora, io mi trovo a Grotta Minarda, che è un paesino in provincia di Avellino. Siamo in Irpinia, mangeremo e vedremo delle cose uniche in Italia. E sto aspettando Paola, avevo appuntamento con lei alle 11, sono già le 11:29 e Paola ancora non arriva. È lei. Mezz'ora di ritardo. Alla fine di questa discesetta dovrebbe esserci il ristorante. Questo ristorante era una vecchia stazione di posta. Oggi è diventata la braceria di Rocco Caggiano. Buongiorno. Il proprietario è Rocco, un ragazzo molto molto volitivo. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Senti, io direi, caro Rocco, che iniziamo questa nostra giornata qua facendo un giro del locale, no? Venite con me, vi porto a vedere la nostra piccola cantinola. Se scende in cantina. Cantina. E che gli vuoi dire? Allora, qui abbiamo il nostro piccolo cavo. Ullala. Wow. Questi sono piedi di maiale e le orecchie del maiale. Allora, qui abbiamo le nostre tracchie. Le tracchie? Le famose ribs. Allora, noi qui le chiamiamo in gergo tracchie di maiale. Becca della tracchia di maiale. La nostra cucina pista. Antonio. Qui abbiamo, ragazzi, una cosa più unica che rara in Italia, un forno Josper. Ma anche la griglia, la parrilla, giusto? Sì, parrilla Josper. Ve lo dico subito, questo non è un video sponsorizzato da Josper, per quanto se Josper ci fa una telefonata, noi rispondiamo sempre a tutti. Rocco, esatto, tu mi devi raccontare qualcosa, eh? È un bel po' di roba. Ci mettiamo un attimo seduti? Bene, andiamo. Dai. Tu, quando l'hai aperto sto posto? Il 29 agosto del 2021. E tu hai deciso di fare un ristorante senza fornelli. Non abbiamo passato nemmeno i dubbi, non niente. Possiamo più farlo. Okay. Dovremmo smantellare un locale. No, non conviene. Perché sta scelta? Allora, io sono sempre stato appassionato per il fuoco, quindi ho sempre utilizzato il fuoco come fonte di cottura. Se utilizziamo un prodotto di un'altissima qualità, il fuoco ce lo porta alle stelle. Allora, bella la filosofia, bello il locale, bella la tua storia, direi che è arrivato il momento di iniziare a mangiare. È spuntato un tagliere piccolino, ma paghi la striscia blu, il parcheggio, l'occupazione solo pubblico, sì, per perché. Questo. Amico mio, è bello il tagliere, ma è vuoto. Adesso lo che ci mettiamo? Vi facciamo assaggiare un culatello che facciamo noi, estremamente al naturale. Solo sale e pepe e lo stagioniamo per 4 anni e mezzo. Che io immagino tu abbia là sotto, giusto? Sì. Arriviamo là sotto, beh, volentieri. Andiamo. E sali e scendi, ma io per un culatello stagionato 4 anni salirei e riscenderei 846 volte. Mamma mia! Eccolo qua. Qui non utilizziamo nessuna forma di conservante. Apri un po'. Ullala! Ragazzi. Dopo 4 anni. Quello sta sudando, sì. E si è conservato perfettamente. Dice buono il culatello, ma ci vuole il pane e Antonio realizza il pane azimo in diretta praticamente. Ancora un minuto e ci sta. Questa pizza e ci mettiamo sopra una fetta di culatello. Bisogna inchinarsi e far scattare una standing ovation nei confronti dell'artigiano
che ti porta in tavola questa roba. Ah, una cosa ragazzi, noi abbiamo scientemente chiesto ed espressamente chiesto di tagliarci quel culatello perché siamo grandi amanti del culatello, ma non è che c'è solo il culatello, qui l'offerta dei salumi è molto ampia, qui Rocco ce n'ha realizzato un tagliere che troverete ragazzi se venite qua. Allora partiamo dal nostro culatello che avete assaggiato e quello prima. Lo abbiamo appena assaggiato, poi abbiamo un capicollo fatto allo stesso modo, stagionato sempre per 3 anni e mezzo, quindi andiamo con stagionature belle importanti anche sui capicolli e lavorazione naturale. Abbiamo la nostra salsiccia e le nostre soppressate fatte a punta di coltello, e non ci crederete, viene fatto esclusivamente solo con sale e pepe come si faceva una volta. No, ci credo. Questo è il capicollo. Sì. Passiamo ad altissimi livelli anche qua. Ora passiamo ad altissimi livelli anche di là. Paola ci sta preparando la tartare. Noi ne assaggiamo tante di tartare e non sempre usciamo soddisfatti. Ma tutto quel verde non ci farà male sopra la tartare? No, fa bene. Questa tartare è equilibratissima perché c'è una carne che è molto delicata, condita alla perfezione, un po' di sale, un po' d'olio, un po' di pepe, grandissima qualità. In più c'è questa verdura grigliata che quindi fuoriesce l'amaro, che viene equilibrata da queste fragoline locali altrettanto grigliate. L'insieme funziona, funziona bene. Queste sono le tartare che mi aspetto, grande materia prima, grande qualità e grande manico. Cara Paola, culatello assaggiato, tagliere assaggiato, tartare assaggiata. Adesso è il momento dell'agnello frullato 100 giorni. Hai mai assaggiato un agnello frullato 100 giorni? Assolutamente no. Amici di Bracemi Ancora, particolarità di questo ristorante, signori. La prima cottura avviene sulla parrilla, quindi sulla griglia tradizionale, e viene sempre conclusa dentro il forno a carbone. Bye bye! Ci ha fatto delle mini tomahawk di agnello. È buono, amplifica il sapore dell'agnello. Per me è promosso. Anche per me è promosso, è un prodotto molto complesso, è molto complicato portarlo a questi livelli, però l'assaggio di questo agnello è qualcosa di davvero sorprendente. Agnello frullato 100 giorni promosso. Promossissimo. Paola, la cosa bella sai qual è? Qual è? Che non è finita qua. Vi avevo detto che c'era anche dell'altro, e l'altro ragazzi ha un nome e cognome, ovvero sia maiale frullato 140 giorni? Sì. Io non l'ho mai visto maiale frullato 140 giorni. Tu Paola l'hai mai visto? No. Perfetto, assaggiamolo. Guarda che bello. Guarda com'è. Bello compatto. Ma che odore. Il colore è meraviglioso. È pazzesco. Che bello scoprire questi posti che ti frollano il maialino ragazzi per oltre 100 giorni. La cottura è riuscita bene, eh? È perfetta. Queste carni possono essere mangiate anche cottura media, esatto. Andando contro il luogo comune che no, la carne di maiale deve essere mangiata ben cotta. Ok, sì, se parli di allevamenti intensivi dove gli animali purtroppo stanno uno sopra l'altro e si mangiano anche tra di loro, un conto. Ma questi sono animali che vivono allo stato brado. Io direi che è safaissimo. Ma che ci beviamo? Grazie Daniele, questo che è? Questo qui è una cantina di Castelvetere sul Calore, quindi è una Janico in purezza, vendemmia nella prima decade di novembre, quindi lo sentirete molto, molto aspro, molto carico, bello il tannino, bello marcato. Wow. Grazie. Un grande vino. Buono. Dico la mia sul maiale frullato 100 e passa giorni, la frullatura gli è riuscita davvero bene, il sapore è delicato, sai in questo caso la frullatura cos'è? È una carezza, è una coccola che intriga ancora di più sto maiale, che lo rende ancora più intrigante. In questo posto sono dannatamente capaci a fare la frullatura. Io l'assaggio della caramellina di grasso ragazzi lo devo fare, se no non esco da questo posto, contatto di Cotenna che secondo me farà crunch crunch. Direi emozionante.
ma non ho finito. Visto che c'è l'osso. Che fai, non sgranocchi? Due considerazioni: è un peccato mortale non sgranocchiare l'osso, perché la carnetta attaccata all'osso, ragazzi, c'ha un sapore che è spaziale, si sente ancora di più la frullatura raffinata e ben riuscita. Posso dire ad alta voce, ragazzi, che questo è un maiale da mortacci quanto è buono, senza alcuna ombra di dubbio. Caro Rocco, noi adesso stiamo andando a grigliare questo bestione qua. Bene. Che tu hai fatto frullare 450 giorni. Complimenti. Grazie. Ok, di che carne stiamo parlando? Allora, qui andiamo su una limia, razza galiziana. Sì. Allevata in Galizia. Sì. Allevata allo stato brado, allo stato brado e semibrado. Parliamo di un animale con dei grassi molto particolari, come potete notare. Guardate, è olio. Fantastico. Questo è il vero e proprio olio. Io la limia l'ho mangiata solo in Galizia, 3-4 anni fa. In Italia non l'ho mai trovata. Questa è la limia e non è finita qua, perché adesso facciamo una puntatina nella cella di frullatura, dove ci sono due chicchette pazzesche. Questo è uno spettacolo. Opera d'arte, ragazzi, opera d'arte. Grasso giallo che sembra una galiziana, marezzatura interna che sembra un wagyu, è una marchigiana. Non l'avremmo mai detto. Mai vista una cosa del genere? No, sinceramente no. 4. Amici di Braciami Ancora, se dovessi fare un paragone calcistico, entrando qui e trascorrendo un'intera giornata in questo posto, è come se fossi entrato nello spogliatoio del Manchester City, ragazzi. Che dove te giri ci stanno calciatori pezzi da 90, palloni d'oro, vincitori dei Champions League, Pep Guardiola in panchina. È come stare dentro la Cappella Sistina. Insomma, i paragoni potrebbero essercene milioni. Abbiamo l'eccellenza dell'eccellenza preparata, impostata in maniera eccellente. Per come ha più di un anno di frullatura, è quasi neutro, si sente ovviamente l'odore di frullatura, ma l'odore di frullatura sana. E direttamente, ragazzi, dal permafrost del polo sud o del polo nord, la bistecca del mammut, abbiamo qui, ragazzi, un Angus che sta frullando placidamente da 1500 giorni? 1400 giorni. 1400, scusa, 1400, quasi 1500. E un Angus. Beh, piazzacelo, caro Rocco, sul tagliere. Sì, lo so che l'aspetto è brutto, lo so che non è bella da vedere, ma questa, ragazzi, presumibilmente, considerando le grandi capacità di questo signore, quando verrà aperta tra circa 500-600 giorni, sarà un'opera d'arte. Paola, che devi fare fra 2 anni? Vediamo. Sei libera? Sì. Vabbè, ho chiacchierato pure troppo, mangiamo se la limia. Cioè, questa mi fa impazzire già dal colore. Guarda che bella. È un vermiglio. La frullatura è riuscita bene. L'unico, diciamo, aspetto da sottolineare per arrivare a questi livelli, per apprezzare la complessità di questa carne, dovete essere bisteccari di cintura nera. Se siete cintura gialla di bistecche, Rocco c'ha pure le bistecche adatte per le cinture gialle. Qui è un posto da tornarci più volte. Chi l'avrebbe mai detto che in provincia d'Avellino trovavo una roba del genere? L'Italia continua a sorprenderci. Il nostro percorso però non finisce qua. No. Perché Rocco ci deve assaggiare un'altra chicchetta. Entriamo nell'old school, quello bravo, che invece esatto, a me sa fa. Esatto, andiamo. Bene, caro Rocco, quando parliamo di old school in questo ristorante, stiamo parlando di... i famosi mugliatilli. Allora, questi qua vengono realizzati con l'intestino dell'agnello e facciamo un impasto all'interno basato su animelle, un po' di carne, un po' di prezzemolo, un po' di aglio, un po' di formaggio. Questo è il nostro impasto, dopodiché viene avvolto nella retina e infine nel budello dell'agnello. E senti un po', quanto ci metti a farne uno? Ci vuole parecchio? Ci vuole un bel po' di tempo, qui c'è un fastidio enorme. Ragazzi, parliamo di artigianalità allo stato puro, non c'è una macchina che te le fa. No. Tutti a mano. 3 persone per almeno 2-3 giorni.
Penso che sia la prima volta che un prodotto del genere viene cotto sul Josper. Assaggiamo. Questo è un piatto da mortacci, quanto è buono. Voi direte, è finita qui? Assolutamente no, perché subito dopo ci siamo mangiati la tommacella, che è una polpetta realizzata con la testa del maiale, molto molto buona, e il cotechino sotto cenere, bello piccante come da ricetta tradizionale. E per finire, un dolce alla pesca grigliata, perché qui anche i dolci vengono realizzati sulla brace. Tutto, ragazzi, molto 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 buono. Personalmente riordinerei tutto 100 volte. Bene ragazzi, sono tornato a Roma, mi sono preso 24 ore di tempo per fare le considerazioni finali su questo ristorante. Allora, secondo me tre sono i motivi per cui dovete andarlo a trovare. In primis dovete conoscere la filosofia di Rocco, lo dovete conoscere di persona perché vi trasmetterà una filosofia, ragazzi, fortissima, una passione sfrenata. Il secondo motivo sono le materie prime, tutte curate nel dettaglio. Ho mai visto un ristorante che cura le materie prime dalla A alla Z in questo modo, tantissima ricerca. Terzo, se amate la brace, se state vedendo questo video e siete fan di Bracemi Ancora, dovete necessariamente andare in un ristorante unico in Italia, per quanto io possa sapere, che cuoce tutto sulla brace e non ha fornelli, non ha piastre induzioni, tutto puro 100%, un po' come accade in Spagna da Echebarri. Credo, ragazzi, di avervi detto tutto. Se andate da Rocco, fatemelo sapere. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video e che la brace sia con voi. Qui abbiamo un uovo alla brace cucinato su questo forno Josper. Vai, vai, vai tranquillo, ti segui, qua chiudi. Tempo di cottura, chef? Un paio di minuti. Un paio di minuti. Giusto al tempo per farvi vedere le griglie che lavorano. E il nostro Rocco che ci ha appena messo a stemperare una marchigiana frullata a 40 gradi. Bello. Che bel punto griglia che hai. Grazie. Mandiamo qua, chef. Ci sono. Bello. Quello è il famoso uovo di Paolo Parisi, da dove sì, sì, sì. Le galline per la parte di casa. Vai, vai, lavora, lavora tranquillamente. No, sono io qua che lavora. Sono io di troppo. Filo bello, verdure grigliate, sì. Anche queste verdure le hai grigliate, giusto? Sì, è tutto, tutto su base brace. Tutto base brace. E ragazzi, io l'ho cercato, perché mi sono messo, ho girato per tutti gli angoli del locale e no, qui fornelli non ce ne stanno, c'è solo brace. Oh, a che punto siamo invece qua? Allora, qui ci siamo quasi con la cottura. Andiamo un attimo a controllare questo steppone di marchigiana. Non è finita, giusto? Non è finita la cottura. No, l'andiamo semplicemente ad allargare vicino posto, così gli facciamo fare l'ultimo giro e ce lo passiamo nel forno. Ok, l'ultimo giro. Vuoi vedere le fiamme, Michele? Beh sì, quelle ci piacciono sempre. Allora partiamo con un po' di fuoco. Attenzione perché il forno a volte scoppia. E noi ci mettiamo a debita sì. Distanza. Attenzione. Siamo 3, 2, 1, 2. Oh. Adesso botta di affumicatura. Sì, la vediamo leggera. Bravo, questo è il tempo. Oh, vediamo, vai. Altra botta di affumicatura. Nel frattempo le tartare sono uscite? Uscite, ragazzi. Mi sono perso le tartare che uscivano per stare aperto al bisteccone. Guarda qui come è cambiato già colore. Vedo. Adesso gli andiamo a dare l'ultimo colpo. Sì. Attenzione. Questi fiori di zucca. Anche questi alla brace. Attenzione. Olle. Vai così. E vai. Calma.
caramellizzazione finale, mentre qua i fiori di zucca rigorosamente fatti alla brace. Ma sono i miei questi? Sì, sono i miei. Vai, il misteccone è arrivato, ora lo impianti. Io tolgo il disturbo e mi vado a gustare questo ben di Dio. Ciao Rocco, ci vediamo dopo. Grazie, a tra poco.